ai cittadini di Sutri e anche ai cittadini italiani, devo dire che io ho una responsabilità diretta rispetto alle strategie di contenimento del virus, che è quella di essere sindaco di Sutri. Il Parlamento ha un ruolo più arretrato, intanto perché è difficile immaginare che da ogni parte d'Italia, per esempio dalla Campania, arrivino parlamentari che poi hanno contrastanti norme rispetto alle chiusure che ha voluto, per esempio, il presidente della regione De Luca e che quindi imporrebbero al parlamentare arrivato in Parlamento di fare quarantena quando torna in Campania. Per cui misure contraddittorie e mille difficoltà. Ma fare il sindaco non impone una presenza. Io nei prossimi giorni andrò a Sutri, ma credo per non vedere nessuno altro che il vice sindaco Lillo Di Mauro e gli assessori che stanno lavorando con lui per dare un segnale molto preciso che qualunque opinione io abbia sui limiti del governo e sulle misure tardivamente prese, per esempio il virus probabilmente si è diffuso già da novembre-dicembre, quindi le misure che oggi viviamo sono tardive, occorreva farle probabilmente nei giorni di Natale e nei giorni immediatamente successivi per impedire la sua espansione. Ma una volta che il governo emana decreti, io ho il dovere come sindaco di comunicarlo alla cittadinanza e mettere in atto tutte quelle misure di prevenzione e di controllo in applicazione della legge, cosa che ho puntualmente fatto insieme al vice sindaco, a partire da un'azione ripetuta due volte di desanificazione, di sanificazione delle strade e quindi di limitazione della diffusione del virus sugli oggetti, sulle cose, nello spazio. E quindi l'applicazione delle leggi è stata consentita da una assoluta coesione della giunta e anche in parte da un'attenzione dell'opposizione che di fronte a un male collettivo ritengono di avere il dovere di applicare le regole che il governo stabilisce. Che poi il governo sbagli è cosa che io posso dire come parlamentare ed è il diritto all'opinione che la Costituzione mi consente, anche se molti cercherebbero di farmi tacere. Ma per quanto io possa indicare i limiti di misure insufficienti o tardive, meglio dire, rispetto alle tante osservazioni che ho fatto, come per esempio la necessità di somministrare già da mesi un farmaco che è attivo in Giappone, e ne ho parlato a lungo, e che potrebbe curare tutti, e fortunatamente a Sutri non abbiamo casi di coronavirus, ed è meglio sperimentare che non sperimentare, sicuramente non fa male, ma che ce lo dica un viaggiatore che arriva in Giappone e manda la notizia che il nostro ministro degli esteri non ha avuto, è un segnale di difetto della politica che è mio compito segnalare. Però per i cittadini di Sutri io voglio che sia garantita la certezza della immunità. E quindi tutto quello che è stato fatto per impedire la diffusione, contrastare la diffusione del coronavirus a Sutri è stato fatto. Quindi ci sono due sgarbi. Uno che in televisione dice quello che ritiene nella libertà d'opinione rispetto a misure che sono, secondo quello sgarbi, insufficienti o tardive, e il sindaco che invece è assolutamente puntuale nell'applicare tutte le norme che il governo ha indicato nella dimensione salutare. E naturalmente aggiungendo anche che se qualcuno di voi trovi la possibilità di assumere Avigan, questo non può che essere positivo e si potrà un giorno ritenere che quello che ha fatto lo Stato, quello che hanno fatto con le indicazioni così, diciamo, incerte o difformi, possa configurare rispetto alla mancata assunzione di un farmaco quello che un parlamentare europeo dice gravi responsabilità delle istituzioni perché hanno l'obbligo giuridico di sapere quello che invece ha saputo o ci ha detto soltanto 4 giorni fa o 3 giorni fa un ragazzo dal Giappone. È compito dello Stato e anche dei consulenti, dei medici che lo assistono sapere tutto quello che è utile e fosse soltanto la speranza di una guarigione di una medicina, quella medicina va assunta. Per cui questo volevo dirvi,
rassicurando tutti i cittadini che io sono presente attraverso collegamenti quotidiani con gli amministratori che stanno a Sutri, e arriverò io stesso, anche se sarà sostanzialmente inutile dal punto di vista dei contatti perché non ci possiamo vedere, e quindi che parliamo al telefono, che parliamo per video, che parliamo per mail o che sia presente non è molto diverso, ma verrò a testimoniare la mia convinzione che abbiamo fatto tutto quello che era giusto fare a Sutri e che nel mio ruolo di sindaco io sono stato assolutamente corrispondente a tutto quello che lo Stato mi ha chiesto. Grazie cittadini, grazie italiani.